Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con verso la maturità, le lezioni offerte all'interno dell'iniziativa Pensiamo insieme al futuro dell'Università di Pisa, rivolte in maniera particolare, ma non solo, agli studenti di scuola secondaria di secondo grado alla fine del loro percorso. Oggi parliamo di un argomento veramente molto interessante e molto di attualità, quello che riguarda l'Unione Europea e la sua origine, la sua storia, la ricostruzione appunto storica sia delle origini che dell'evoluzione dell'idea di integrazione europea e di Unione Europea. È appunto un tema veramente molto attuale e sempre in qualche modo negli ultimi tempi messo in discussione e ripensato. Ce ne parla e lo ringrazio da subito, diciamo, della disponibilità. Il professor Leonardo Pasquali, che è professore di diritto dell'Unione Europea presso il nostro Dipartimento di Giurisprudenza. Quindi ringrazio il professor Leonardo Pasquali e gli do subito la parola. Ricordo solo che avete la possibilità di interagire, di fare domande al professore usando la chat. Alla fine del suo intervento io, insomma, gli passerò le domande che gli vorrete fare e, insomma, avremo modo di commentare e rispondere alle vostre curiosità. Quindi buon ascolto e grazie ancora al collega Leonardo Pasquali. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto agli organizzatori di avermi invitato a questa importante e interessante iniziativa e grazie soprattutto a voi ragazzi che avete scelto di spendere questa ora in compagnia nostra per ascoltare delle cose anziché, visto che ormai insomma stanno un po' rallentando le restrizioni dovute alla pandemia, anziché magari andare a fare un giro o cose di questo tipo. Il tema è appunto l'Unione Europea, perché io sono professore proprio di diritto dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza. È un tema effettivamente, come diceva il professore, come diceva il collega, di attualità, perché tutti i giorni avrete avuto occasione, magari ora appunto in questo periodo uno era ancora più legato alle notizie che venivano sia dalla televisione che dagli altri media, quindi ad esempio insomma tutto quello che è il mondo di internet e anche quelli più tradizionali, giornali e radio, e si è spesso sentito parlare dell'Unione Europea, magari a volte in maniera critica, a volte in maniera meno critica. Quindi mi sembrava che potesse essere utile per voi avere un'idea da parte di una persona che ha dedicato molte ore della sua vita a studiare questo tema su perché ci sia questa Unione Europea, cosa serva, quando sia nata, che prospettive possa effettivamente avere, anche per poter ragionare con la vostra testa quando sentite delle notizie a proposito di questa Unione Europea e quindi fornirvi un elemento in più che possa appunto aiutarvi poi a farvi la vostra opinione di persone adulte e indipendenti da un punto di vista intellettuale. Ma quando comincia l'Unione Europea? Allora, come giustamente parlava il collega, si deve parlare di integrazione europea. Tutto comincia nel 1950. Annotatevi bene la data. Come saprete voi che siete freschi di studi di storia, il 1950 è una data molto, molto, molto vicina a uno dei grossi drammi del secolo breve, del secolo scorso, cioè la Seconda Guerra Mondiale. Infatti erano trascorsi solo 5 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, esattamente 5 anni, 9 maggio 1950, che Schuman fece questa dichiarazione, che è considerata l'atto politico fondatore di quella che oggi è l'Unione Europea. Ma chi era questo Schuman? Innanzitutto vediamo il cognome Schuman. Schuman sembra un cognome tedesco, no? Così vi suona, no? Tedesco, immagino. Effettivamente uno che conosce il tedesco potrebbe tradurlo più o meno in italiano con calzolaio o calzolari, no? Sarebbe più o meno questo il suo cognome. E era un ministro. Ma
non era un ministro di un paese di lingua tedesca, perché non era ministro austriaco, non era tedesco, era francese Schuman. Francese di dove? Beh, naturalmente della zona dove c'erano tanti tedeschi, l'Alsazia e la Lorena, la zona al confine fra Francia e Germania, che aveva svolto un ruolo così importante fra alle origini della prima e della seconda guerra mondiale. Era una delle rivendicazioni territoriali appunto che avevano diviso in modo principale Francia e Germania. E cosa dice? È una dichiarazione un po' lunga, lì sullo schermo vi ho messo le frasi più significative. Innanzitutto parla di realizzazioni concrete che creino innanzitutto una solidarietà di fatto. Poi lui, in quanto rappresentante del governo francese, propone di metterli insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune alta autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei. Ma a cosa serviva mettere in comune la produzione del carbone e dell'acciaio fra Francia e Germania? Pensateci, a cosa servono il carbone e l'acciaio? A cosa servivano ancor più nel 1950, 70 anni fa? A cosa servivano? 70 anni fa, per esempio, non esisteva sostanzialmente l'informatica come la conosciamo oggi, non esisteva certo internet e non esistevano tanti materiali che sono stati creati in laboratorio dopo. Carbone e acciaio erano le basi, tra l'altro, per fare le armi pesanti, gli armamenti pesanti. Quindi l'idea, anche semplice, forse anche semplicistica, era proprio quella di dire: perché c'è stata la guerra? Tante sono le cause. Ma sia alla base del primo conflitto mondiale che del secondo, che come sapete dai vostri studi è il frutto di una cattiva, del primo conflitto mondiale e della pessima gestione della pace, della fine del primo conflitto mondiale, c'era sicuramente un contrasto tra la Francia e la Germania. E questo contrasto tutto europeo aveva poi trascinato in quelli che finora, speriamo per sempre, sono stati i più violenti, feroci, gravi, anche sotto il profilo numerico, conflitti della storia dell'umanità, tutto il resto del mondo. E infatti, nell'ultima frase che vi ho messo sullo schermo in questa slide, c'è scritto che la solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. Ora, noi non siamo in aula e quindi non mi potete rispondere. A me piace a questo punto fare questa domanda: qualcuno di voi che siete giovani ha mai creduto nel rischio reale di dover imbracciare le armi contro un francese o contro un tedesco, contro uno spagnolo o contro un inglese? No, ma già la mia generazione, che sono purtroppo un bel po' più vecchio di voi, è un'idea che non è mai stata considerata nel novero delle opzioni realistiche. Ma nel 1950 non era così, ragazzi. Nel 1950 erano persone, queste qui, che fino a 5 anni prima si erano sparate contro, e non solo, perché c'erano stati tutti i gravissimi atti che accompagnano le guerre, le rappresaglie sui civili, i bombardamenti, i mitragliamenti dagli aerei a bassa quota che uccidevano le persone, le donne che andavano a fare acquisti di miseri viveri al mercato. Questa era stata la guerra. Eppure nel 1950 si ha
non a caso da un francese di, per usare una parola superata, razza tedesca, è per così dire questa idea. Perché insisto su questo punto? Perché mi serve per sfatare due falsi miti che purtroppo sono ricorrenti in un'informazione superficiale quale quella a cui a volte dobbiamo assistere. Primo punto, primo mito che voglio sfatare. Che ora il problema dell'Europa è che non ci sentiamo abbastanza europei. Ma secondo voi i rapporti fra europei, fra cittadini, il vostro rapporto oggi è migliore con gli inglesi o con i tedeschi oggi o era migliore quello di un diciottenne nel 1950? Pensiamoci. Quindi questo è innanzitutto un falso mito, qui sente no perché sono troppo distanti i cittadini europei, è vero per carità, si può sempre essere più vicini, però non ci dimentichiamo che quando tutto è iniziato eravamo in quelle condizioni, di gente che si era sparata, ma non solo sparata onestamente una contro l'altra, ma aveva commesso atti abietti gli uni nei confronti degli altri. Eppure, anzi forse proprio a causa di ciò, perché si era visto, si era sentito sulla pelle a che cosa portava l'inimicizia, portata al suo limite appunto, allora nasce questa idea di superare, di impedire fisicamente, materialmente impossibile la guerra. Questo è il primo mito che voglio sfatare. Il secondo mito che voglio sfatare e che ora poi ve lo spiegherò meglio continuando è che l'Unione Europea serve per l'economia. Falso. E due, falso. L'Unione Europea, quella che è l'integrazione europea, è nata non in primo luogo e principalmente come obiettivo ultimo, non ha mai avuto la ricchezza materiale. Ma l'obiettivo principale è stata la pace in Europa come primo passo verso la pace nel mondo. E su questo profilo ha avuto un successo incredibile, perché abbiamo avuto dal 1950, poi dal 45, se calcoliamo quando è finita la guerra, ma io calcolo dalla dichiarazione Schuman, abbiamo avuto 70 anni di pace in cui un conflitto fra gli stati europei non è mai stato, ma non sfiorato, ma nemmeno immaginato realisticamente. Questo tra paesi che fino a 5 anni prima, in un periodo brevissimo, è dal 1914 al 1945, per ben due volte si erano stati travolti in due guerre estremamente sanguinose e dannose. Quindi questi sono due innanzitutto falsi miti che volevo sfatare. Ma andiamo avanti con le slide. L'Unione Europea, quando nasce, nasce con soli sei stati. Sono i famosi paesi fondatori. E quali sono? Beh, torniamo un attimo alla dichiarazione Schuman. Sono innanzitutto la Francia e la Germania. Produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei. E quali sono gli altri paesi europei che sin da subito aderiscono? Guardate la cartina a sinistra, quella del quella alla sinistra dello schermo in alto a sinistra. 1952, i paesi dipinti in blu sono i sei stati membri originari, fondatori dell'Unione Europea. Sono la Francia e la Germania e ci sono tre piccoli paesi che sono i Paesi Bassi, il Lussemburgo e il Belgio, che geograficamente si trovano dove? Tra la Francia e la Germania. Guardate la cartina, è chiarissima. L'unico, fra virgolette, intruso è chi è? È l'Italia. Siamo noi. Perché il paese, essendo stato sconfitto in maniera brutta dopo una guerra durissima conclusa con un'appendice di guerra civile, che è il peggio del peggio che possa accadere, perché se la guerra è brutta la guerra civile è pessima, d'accordo,
ha avuto l'intelligenza, la lungimiranza e l'acutezza politica di capire che c'era una speranza di risorgere, e questa speranza era facendo fronte, unendosi agli altri stati europei, anche agli ex nemici. Avevamo detto che uno dei falsi miti che ho sfatato è che l'Europa serva in primo luogo all'economia. Perché? È un falso mito, ma c'è una ragione perché molti pensano erroneamente così. C'è una ragione storico-giuridica. Perché il primo tentativo di approfondimento dell'integrazione fu quello più logico. Perché abbiamo visto nella dichiarazione Schuman che l'obiettivo degli stati era quello di non farsi mai più la guerra. E allora mettevano in comune i beni che servivano alla produzione delle armi pesanti, carbone e acciaio. Il passo successivo quale sarebbe stato? Sarebbe stato unire gli eserciti. Se proprio vuoi essere sicuro, dopo gli strumenti della produzione delle armi, unisci gli eserciti e chiudi il discorso. Infatti, nel 1952 viene firmato appunto il Trattato CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, al quale viene firmato da 6 stati: Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo e l'Italia. Dopodiché, subito dopo, pochi mesi dopo, come c'è scritto sulla slide, gli stessi stati parte del Trattato CECA sottoscrivono sempre a Parigi, perché anche il Trattato CECA è stato sottoscritto a Parigi, il Trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa, detta CED, che avrebbe previsto la creazione di un esercito europeo, di un apparato istituzionale e di un meccanismo di reazione a qualsiasi aggressione contro uno Stato membro. Ma questa iniziativa fallisce. Perché fallisce? Qui sulla slide vi ho messo i motivi formali. Qual è il motivo sostanziale? Il motivo sostanziale è che la guerra era finita da troppi pochi anni e che i francesi, che pure sono stati all'origine della nascita della CECA, come abbiamo visto con la dichiarazione Schuman, che era appunto il ministro degli esteri francesi, si spaventano perché temono che attraverso la creazione della Comunità Europea di Difesa la Germania si riarmi, e loro hanno il terrore di una Germania armata un'altra volta, visto cos'era successo tra la prima e la seconda guerra mondiale. Perché a me mi piace sempre fare la provocazione a questo punto, che dico che sì, formalmente la Francia è tra i vincitori della seconda guerra mondiale, ma in realtà è perché ha scelto bene gli alleati, perché i suoi alleati hanno vinto la guerra. Lei aveva tutto il territorio invaso e diviso in due tra la Germania e l'Italia, che erano i suoi nemici, quindi dire che ha vinto, insomma, diciamo che i suoi alleati hanno vinto e lei quindi ha vinto anche lei la seconda guerra mondiale. Ma insomma, lo scontro con la Germania ha sempre terrorizzato la Francia, anche perché fin da Sedan e Sadowa le hanno sempre prese, insomma, dopo Napoleone è così, no? Questo è quello che dice la storia. Quindi è il Parlamento francese che non ratifica il trattato istitutivo della CED, della Comunità Europea di Difesa. Ora qui mi permetterete, io sono un professore di diritto, di fare una piccolissima precisazione di carattere giuridico. I trattati internazionali, soprattutto quelli importanti, quelli che nel gergo si chiamano quelli redatti in forma solenne, hanno bisogno di un doppio passaggio per entrare in vigore. Il primo passaggio per entrare in vigore, quindi per diventare legge fra gli stati, se vogliamo dire così. Il primo passaggio è quello della firma dei governanti, spesso dei ministri degli esteri. C'è però un secondo passaggio che si chiama ratifica, e cioè l'approvazione all'interno di uno Stato, spesso dal Parlamento. In Italia, per esempio, per questi trattati più importanti è proprio il Parlamento, ai sensi della Costituzione, che deve dare l'ok
il via libera, la luce verde al trattato internazionale. E quindi quella che oggi è l'Unione Europea nasce da un primo fallimento grosso, e è il solito fallimento che poi si avrà con la Costituzione Europea, cioè è il Parlamento francese, nel caso della Costituzione è stato il popolo con referendum, ma poco cambia dal mio punto di vista, a dire no alla Comunità Europea di Difesa. E allora che cosa succede? Beh, succede che, come vedete, nella dichiarazione Schuman si dice anche che la fusione delle produzioni di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione Europea. E infatti quello che vedono gli Stati membri è che, è vero, per carità, non c'è rischio di guerra, e quindi sotto questo profilo il trattato CECA ha già raggiunto il suo obiettivo principale. Purtroppo però non si è potuto chiudere il discorso creando la CED. Cosa bisogna però anche dire? Cosa si vede anche? Si vede anche che da un punto di vista economico ci sono enormi vantaggi con questa comunità. Perché quei settori in cui c'è stata creata la comunità, che sono solo due, il carbone e l'acciaio, funzionano molto molto bene. E allora che cosa fanno gli stati membri? E qui è perché nasce il primo falso mito che vi ho voluto smentire. Dicono: vabbè, per carità, noi abbiamo fatto tutto questo per garantire la pace. La pace si garantisce anche attraverso il benessere, e poi garantire il benessere ai nostri popoli è sempre una buona idea. Vediamo se, proseguendo nella integrazione economica, si realizza il benessere e magari poi anche la pace. È un approccio cosiddetto funzionale, cioè di arrivare a un'Unione Europea con la politica dei piccoli passi, se volete usare un termine più colloquiale. Conferenza di Messina, primo e 2 giugno 55, i sei stati membri si accordano per stipulare due altri trattati molto più ambiziosi, sono i cosiddetti trattati di Roma, e sono il trattato CEE, che vuol dire Comunità Economica Europea, e il trattato CEA e Euratom. Questi trattati prevedono che la comunità già costituita per il carbone e l'acciaio funzioni anche per quanto riguarda l'economia in generale, e nello specifico per l'energia nucleare. Quindi con la CEE si ha un'unione dell'economia, soprattutto la creazione di un mercato comune. Nascono quelle che ancora oggi chiamiamo le quattro grandi libertà che abbiamo noi cittadini europei grazie all'Unione Europea, che è la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, cioè la possibilità di spostare noi stessi, ma anche i nostri soldi o anche le merci, da un paese all'altro dell'Unione Europea senza tutti gli ostacoli che si incontrano, quando invece lo spostamento riguarda stati che non fanno parte dell'Unione Europea stessa. La vita dell'Unione Europea quindi comincia così, e siamo a questo punto, fine anni 50, in cui abbiamo sei stati membri, quelli che vi ho menzionato, e abbiamo tre comunità: la CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la CEE, Comunità Economica Europea, e la CEA o Euratom, Comunità Europea dell'Energia Atomica. Al Regno Unito questo non piace, Al Regno Unito non piace, perché ritiene che quell'idea che c'è in nuce, che c'è scritta nella dichiarazione Schuman, cioè quella che queste siano i primi passi verso la Federazione Europea, cioè un superstato, non va bene. Gli inglesi, come al solito, non hanno mai cambiato linea politica sotto questo profilo. Mai, in tutti questi decenni mai. Dicono no, è troppa Europa questa, noi vogliamo al massimo un'area di libero scambio. Quello che non tutti sanno e non tutti ricordano, quelli che ancora oggi, a mio parere, vaneggiano di una semplice area di libero scambio europea, è che il Regno Unito ci prova
e ci prova con i paesi ricchi, perché nel momento in cui questi sei paesi creano le tre comunità, il Regno Unito crea l'EFTA. Sapete cosa vuol dire EFTA? EFTA è un acronimo in lingua inglese e vuol dire E come European, F come Free, T come Trade e A come Area, quindi l'area di libero scambio europea. Ma è, e la crea, sapete con chi? Con paesi ricchi, perché ne fanno parte la Danimarca, ne fanno parte la Norvegia, l'Irlanda, il Liechtenstein. Non è che ne facciano parte a paesi poveri, ma questo funziona molto peggio dell'Unione Europea, di quella che all'epoca era le comunità europee, che poi oggi è diventata l'Unione Europea. E allora sono questi paesi che col capo cosparso di cenere chiedono l'ammissione alle comunità europee, perché la loro idea, che pure ci continuano a riproporre dei soloni in varie salse ancora oggi, è miseramente fallita. Miseramente fallita, d'accordo? Pur essendo fatta tra paesi ricchi. E quindi chiedono di essere ammessi, e sono ammessi dopo i negoziati necessari nel 1973. È il primo allargamento dell'Unione Europea. Primo allargamento è del 1973, e quindi l'Europa passa da 6 stati a 9 stati. 9 stati perché si aggiungono il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca, che sono quasi tutta l'EFTA, quasi, perché la Norvegia, che pur era stata ammessa, decide con un referendum popolare di non entrare a far parte dell'Unione Europea e diventa l'Europa a 9. Il successivo sviluppo si ha pochi anni dopo. Nel 1981 c'è la Grecia e poi nel 1986 Spagna e Portogallo. Ora, a un giovane come voi pare strano che la Spagna sia entrata così tardi, immagino, voglio dire, se noi vediamo per esempio lo spostamento, la maggior parte di spostamenti di persone dall'Italia sono sicuramente con la Spagna e con la Gran Bretagna, senza dubbio, no? Perché Grecia, Spagna e Portogallo entrano dopo Regno Unito, Irlanda e Danimarca? Tra l'altro la Grecia, ve lo dico, aveva iniziato i negoziati anche prima, perché in Grecia, in Spagna e Portogallo c'erano delle dittature, all'epoca delle dittature di destra. Erano in Grecia c'era la famosa dittatura di Colonnelli, in Spagna il potere era del caudillo Francisco Franco e in Portogallo c'era un dittatore, anche lui di destra, Salazar si chiamava. E l'Unione Europea, pur senza dirlo all'epoca esplicitamente, le comunità europee, come si chiamava, poi lo dirà anche più chiaramente, non vuole paesi non democratici al suo interno. È per questo che io ritengo quasi impossibile che un paese europeo come l'Italia, ma anche altri, si sviluppi oggi una dittatura, perché ci sono troppi limiti internazionali. Vi direi di fare attenzione alle date, perché si capisce perché c'è stato questo successo dell'Unione Europea. Quando è stato il boom economico in Italia? Negli anni 60, lo sapete, i mitici anni 60. Quando è entrata l'Italia nella Comunità Economica Europea? 57, trattato è entrato in vigore nel primo, il primo gennaio 58, quindi appena è partita l'Unione Europea, boom economico. Quando è stato il boom economico nella Spagna? Metà degli anni 80. Quando è entrata la Spagna nelle comunità europee? 86. Avete capito perché piaceva a tutti l'Unione Europea nel secolo scorso? Perché era sinonimo di ricchezza. I paesi europei usciti in ginocchio, tutti, anche quelli che non avevano partecipato dalla Seconda Guerra Mondiale, diventano paesi ricchi, come siamo tutti noi, che se ne dica, su scala mondiale. Siamo paesi ricchi, benestanti, dove non ci sono più le sacche di povertà estreme che c'erano anche nel nostro paese, anche in altri paesi, prima della nascita delle comunità europee. L'ulteriore allargamento, quindi quindi l'Europa diventa, abbiamo detto, 6 più 3 più 1 più 2, a 12. Quante sono le stelle della bandiera europea? 12, se vedete. Infatti,
all'inizio aggiungevano, ogni volta che entrava un paese nuovo, aggiungevano una stella. Poi, per una ragione grafica, essendo già a 12, se le aggiungevano sempre di più, non si sarebbero quasi viste le stelle, perché diventavano piccine. Quindi si decide di cristallizzare la bandiera con 12. E poi abbiamo altri tre stati che noi consideriamo tranquillamente europei, l'Austria, la Svezia e la Finlandia, che entrano nel 1995. Perché entrano nel 1995? Non è un caso. Sono tre stati che, pur essendo profondamente europei, erano stati che durante tutta la Guerra Fredda, che sapete è quella che è iniziata sostanzialmente con la fine della Seconda Guerra Mondiale, che ha diviso il continente ed il mondo in due, tra paesi filosovietici che condividevano l'ideologia socialista e un'economia pianificata, e paesi che riconoscevano come leader gli Stati Uniti di America e che invece propugnavano la democrazia, il multipartitismo e una economia capitalista e liberale di mercato. Austria, Svezia e Finlandia durante tutta la Guerra Fredda erano neutrali, formalmente neutrali, per delle ragioni storiche. L'Austria è l'unico paese europeo in cui, pur essendoci arrivata fisicamente l'Armata Rossa prima degli alleati, prima delle forze anglo-americane, non è passata al blocco sovietico. La Finlandia e la Svezia, se voi vedete una cartina, e io ce l'ho, quindi ve la faccio vedere perché gli allargamenti ce l'ho sulla cartina, se voi vedete una cartina, ecco, eccola, vedete, vedete la cartina, è la seconda immagine in basso da sinistra, la seconda, vedete, la Finlandia è al confine addirittura con l'Unione Sovietica e la Svezia è lì, e l'Austria anche, era proprio la cerniera tra i due blocchi che si contrapponevano, tant'è vero che prima del crollo di Berlino vi fu la fuga dei tedeschi dell'est attraverso l'Ungheria in Austria, no? Che fu uno dei grossi segnali che stava collassando, che stava implodendo l'impero sovietico. E quindi, fino a che non implode appunto l'impero sovietico, questi stati non possono, per ragioni politiche, entrare nell'Unione Europea. Appena possono, lo fanno. Anche qui c'è il caso della Norvegia, che per la seconda volta conclude i negoziati e per la seconda volta decide di non entrare. La Norvegia però è un paese strano, vi dico perché è strano, perché è un paese che è molto più ricco di tutti gli altri paesi scandinavi, che già sono ricchi, per un motivo molto semplice: perché ha una popolazione molto piccola e ha dei giacimenti sterminati di petrolio nel mare del nord. Quindi il reddito pro capite dei norvegesi è il primo al mondo, quindi è un po' una realtà a sé sotto vari. Quindi l'allargamento successivo però è quello che giustamente ho definito Big Bang, perché fino al 1995 io purtroppo c'ero già, dico purtroppo perché ora sono molto più vecchio, ero già e mi occupavo già di queste cose, anche se a un livello insomma più amatoriale che ora, diciamo, allora vi dico che c'era un entusiasmo per le comunità europee sfrenato in Italia, ad esempio, ma anche negli altri paesi. Poi che succede? Finisce la Guerra Fredda e c'è la riunificazione tedesca, altro elemento molto importante, riunificazione tedesca del 1992, e si pone il problema di evitare ancora una volta le guerre. Perché se voi vedete bene, le guerre in Europa erano state congelate sotto un certo profilo, perché io ho fatto anche degli studi apposta, insomma, sia l'Unione Sovietica che gli Stati Uniti nel loro campo di influenza non volevano guerre fra gli stati interni, perché questo avrebbe indebolito le coalizioni. E quindi si fa quello che, pur sapendolo, era un rischio grosso, cioè di mettere dentro in un colpo solo ben 10 stati, in un colpo solo, che erano per la maggior parte paesi molto diversi, molto meno affini a quelli delle comunità europee, anche dal punto di vista economico, perché appunto provenivano da un'economia pianificata e non di mercato, e che non avevano la cultura di democrazia e liberalismo. E
addirittura tre ex repubbliche dell'Unione Sovietica, cioè tre zone che erano parte integrante dell'Unione Sovietica, che sono Estonia, Lettonia e Lituania, entrano a far parte dell'Unione Europea. Di questi 10 in realtà ci sono due che pongono pochi problemi, che sono Malta e Cipro, che sono due piccole isole nel Mediterraneo. Gli altri invece sono tutti paesi ex sovietici, che facevano parte dell'impero sovietico. Oltre a questi ce ne sono anche altri, Bulgaria e Romania, che però erano un pochino più indietro, quindi entrano nel 2007, e la Croazia nel 2013. Allora, vediamo ancora una volta la cartina, almeno capite meglio come l'asse si sposti decisamente a est. Voi guardate la prima cartina, quella in alto a sinistra, e l'ultima, quella in basso a destra. Vedete come si è spostata a est l'Unione Europea rispetto all'inizio, e soprattutto qui 2004 e qui 2007 ancora di più. Questo grande allargamento è molto importante. È molto importante perché permette di puntualizzare certi profili. Innanzitutto si dice che i paesi che volevano entrare dovevano presentare certe condizioni economiche e politiche. Tra quelle politiche ci vuole la democrazia, il principio di legalità e il rispetto e la protezione delle minoranze. Questo permette di vedere scritto quello che l'Europa aveva sempre applicato, cioè se un paese vuol far parte della costruzione europea deve essere un paese democratico e rispettoso delle sue minoranze. C'è poi il caso di Romania e Bulgaria, che appunto essendo un po' più indietro, soprattutto dal punto di vista economico, entrano qualche anno dopo, e poi della Croazia. La Croazia, così come la Slovenia, che pure fa parte dei paesi entrati nel 2004, era stata coinvolta in un conflitto, perché quando finisce la guerra fredda c'è la guerra nella ex Jugoslavia, perché alcune delle tensioni che non si erano risolte nel secondo conflitto mondiale, ricorderete che la prima guerra mondiale nasce con l'uccisione da parte di uno studente serbo in Serbia dell'arciduca di Austria-Ungheria, no? Ve lo ricorderete, no? Questo. E quindi questi paesi, uno più velocemente perché esce subito dal conflitto, uno più lentamente, entrano a far parte dell'Unione Europea stessa. Dopodiché, cosa succede nell'Unione Europea? Abbiamo tutta una serie di avanzamenti da un punto di vista normativo, ma per quanto riguarda, diciamo, gli stati, il grosso evento che c'è è che per la prima volta l'Europa diminuisce di numero, perché l'Europa, proprio recentissimamente, è passata da 28 stati a 27. Infatti avevamo raggiunto il 28esimo stato con la Croazia, e tuttavia c'è stata la cosiddetta Brexit, che da un punto di vista tecnico, permettetemi ancora una volta di fare il giurista, è una applicazione dell'articolo 50 che è del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, norma che è stata introdotta dal Trattato di Lisbona, che è un trattato che è entrato in vigore nel 2009 e che permette espressamente agli Stati membri dell'Unione di uscire con una certa procedura dall'Unione stessa. Anche qui si ha un referendum, d'accordo, popolare, e quindi il Regno Unito esce. Vuol dire questo che l'Unione Europea, questo è un sintomo di sfaldamento? Secondo me, sinceramente no. Secondo me, anzi, potrebbe essere l'occasione per andare avanti. Come un'occasione per andare avanti, lo è già stata, è stato proprio questa pandemia Covid. Perché nelle crisi l'Unione Europea ha dato sempre il meglio di sé. Cioè, di fronte alla scelta secca, o salta tutto, oppure ci rafforziamo, ci uniamo, funzioniamo meglio, ha sempre scelto l'opzione B. E
D'altronde, se è vero che il Regno Unito è uscito, è anche vero che due stati entreranno a breve, che sono la Macedonia e l'Albania, la Macedonia del Nord e l'Albania, quindi si completerà piano piano anche la zona dei Balcani. Forse ho finito, ci siamo come tempo, posso Sì, continuare ancora? Ecco. se vuoi Leonardo ti sono arrivate quattro domande, ti faccio Sì, le domande, grazie, ancora grazie. 10-15 minuti almeno. Ovviamente sono arrivate mentre parlavi, quindi alcune forse sono superate da quello che hai detto, ma Va insomma, bene. scusi professore, ma la dichiarazione iniziale, seppur molto bella, non parlava di produzione di acciaio. Questo non fa pensare proprio al fatto che la UE sia nata intorno a questioni economiche e non di diritti? Questa è la prima Sì, domanda. Poi sentire tutte o preferisci fare come ti torna meglio a te, Leonardo? uguale, Ah, come vai, sì. rispondi e poi ti faccio quella Sì, domanda. rispondo meglio, più facile. Sì, sicuramente, però, vede, c'è tutto nella dichiarazione, perché la cosa fondamentale, se lei legge in fondo alla slide che gli ho rimesso, la solidarietà di produzione farà sì che una qualsiasi guerra, perché è vero che, come gli ho detto, appunto, poi si diventa anche ricchi, ma soprattutto l'idea è il carbone e l'acciaio servono a farsi la guerra. Se noi le mettiamo insieme, non riusciamo a farci le armi separatamente per combatterci. Tant'è vero, il passo successivo logico era l'esercito comune, che poi salta e allora si ripiega sull'economia, però anche lì come benessere funzionale alla pace, non benessere in quanto accumulo di ricchezza fine a se stesso. Non è nell'idea, non è nemmeno nei principi dell'Unione questo. Ok, dal punto di vista giuridico, com'è integrata attualmente la legislazione europea con quelle nazionali? In caso di conflitto tra leggi nazionali e sovranazionali, quali prevale? Bella domanda, domanda da futuro giurista sicuramente. Allora, la risposta non è banalissima, cerco di sintetizzarla perché è una risposta. Allora, poi io ho il mio punto di vista, ovviamente. Allora, che è quello della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea dice che prevale sempre e comunque il diritto dell'Unione Europea, perché vabbè, applica la teoria monista, è come se ci fosse una piramide e al vertice ci fosse il diritto dell'Unione. Questo è accettato abbastanza dagli stati europei, non al 100%, perché alcune corti costituzionali, tra cui la nostra, ritiene che per alcuni valori fondamentali delle singole costituzioni questo non sia possibile. Però loro si sbagliano. Perché questa è una visione nazionalista, anche se non lo capiscano, è la stessa visione che aveva il Moser nel XIX secolo. Sono quelle teorie che poi è andato la vita al nazismo. Vabbè, comunque lasciamo perdere, insomma, poi qui è complesso il discorso. Diciamo così, prevale il diritto dell'Unione quasi sempre. Si discute se con alcuni propri valori fondamentali delle Costituzioni sia così o non sia così. Poi una risposta. C'è tutta la teoria dei controlimiti, ma insomma, forse oggi non è il caso di scendere così nel dettaglio, ecco. Sì, è una domanda effettivamente complessa. Sì, no, è molto interessante. Cioè, c'è scritto, insomma, ci volevo anche. Sto pensando di scrivere anch'io, quindi, insomma. Tra l'altro, probabilmente c'è anche, io che sono matematico, c'è anche un problema nell'evoluzione delle leggi di varia natura di controllare la coerenza con le Bravissimi, leggi che ci sono. esattamente, bravo, è proprio così, l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Cioè, allora, cioè, allora, dal punto di vista invece io sono un giurista, dal punto di vista di un giurista, cosa vuol dire l'Unione Europea? Darsi regole comuni, però devono essere comuni, perché se non sono comuni, se ognuno poi fa le eccezioni a modo suo, mi salta l'intero sistema, e un matematico penso lo capisca bene, no? Più forse di un giurista. No, è interessante perché la risposta che hai dato è collegata alle ultime due domande che ci Ah, sono, ecco. e sull'appunto il senso dell'Unione Europea, quasi tutte, insomma, tutte e due. Quanto l'attuale Unione Europea è coerente con le idee originarie, al di là delle condizioni anche tra gli stati cambiati che ci ha spiegato? Allora, Questo se ne parla spesso, no? Che sì. apprezzo la sua. L'idea originaria in realtà, come vediamo, sono molte le idee originarie, no? Perché se come idea originaria prendiamo la dichiarazione Schuman, che mi sembra il caso di farlo, allora se l'idea originaria è garantire la pace ci siamo, non scherziamo, davvero, io penso che questo sia un successo incredibile, che noi non lo pensiamo nemmeno come ipotesi remota, quella che un giorno potremmo doverci sparare con uno spagnolo, con un francese o con un tedesco o con un inglese. Questo è un risultato
incredibile, cioè non teniamo conto che in molti meno di 70 anni ci sono state due guerre mondiali e che tutte e due sono state colpa di noi europei, che abbiamo trascinato il resto del mondo nel conflitto, eh. Gli Stati Uniti non volevano mica partecipare né alla prima né alla seconda, li hanno tirati per i capelli, cioè gli altri dicevano le colonie li hanno fatti venire qui, ma cioè non ce lo dimentichiamo. Quindi sotto questo profilo molto bene, sotto il profilo della Federazione Europea è quello che si discute, io sono a favore, ma insomma lì è proprio il nocciolo secondo me della questione. Io ritengo che si debbano rompere gli indugi, perché siamo in mezzo al guado, e quindi o si torna indietro o si va avanti, se no la corrente ci porta via. Questa è la mia idea, insomma, per rendere un'immagine abbastanza semplice di una situazione non semplicissima. E sulle economie integrate è indubbio che sicuramente ci siano per tutti molti più vantaggi che svantaggi, ora non scherziamo nemmeno per sogno. Certo, il grande allargamento abbiamo portato l'Europa da 10 a 25 in un colpo solo, con paesi molto diversi, è stato fatto perché è stata data prevalenza alla pace rispetto all'economia. È stata data una scelta fredda e anche corretta, perché effettivamente, tranne nella ex Jugoslavia, tutti gli altri conflitti, voi pensate all'Ungheria, cioè col trattato di Trianon il territorio ungherese è diventato un terzo rispetto a quello, cioè il trattato di Trianon è quello che chiude la prima guerra mondiale con l'Austria-Ungheria, no? È stato firmato Versailles con la Germania e Trianon con l'Austria-Ungheria. Cioè un terzo, lì ci sono delle rivendicazioni fortissime, cioè le minoranze magiare in Romania per esempio sono importantissime, ma non solo, no? E tutte queste cose siamo riusciti a congelarle facendoli entrare nell'Unione Europea e dandogli una prospettiva. E certo, l'economia ne ha risentito, perché è stato fatto il passo più lungo della gamba, lo dicono tutti. Unificazione tedesca, insomma, prima, fino all'unificazione tedesca, c'erano quattro stati che avevano la stessa popolazione: Francia, Italia, Germania dell'Ovest, come si chiamava, cioè Repubblica Federale Tedesca, e Gran Bretagna. E questo permetteva un equilibrio, tutto sommato. Ora c'è uno Stato che è molto più grande e molto più ricco degli altri, la Germania. E stare insieme quando sei tutti pari è più facile di quando ci sono disparità, perché è sempre qualcuno insoddisfatto. Cioè, quindi sì, nonostante tutto, secondo me è rimasta abbastanza fedele, in primo luogo perché sta tenendo l'obiettivo principale che è la pace, e in secondo perché ha garantito a tutti noi anni di benessere rispetto a quelli che avremmo avuto senza, nonostante alcune discrepanze, perché certo ha garantito maggior benessere ai tedeschi che a noi, ancora maggiore la differenza di quella che sarebbe se fossimo tutti separati, però ne avremmo tutti meno, secondo me, capito, relativamente. Quindi è un discorso un po' complesso e articolato. Ok, rispetto all'aspetto che dicevi, sarebbe più facile tra paesi con le stesse condizioni, viene a fagiolo l'altra domanda, che ci ha fatto vedere l'evoluzione della cartina. Quanto l'idea di Europa e quindi di allargamento, no? L'Europa è quello di inglobare, allargarsi, quanto invece di unire paesi simili. Bravo, infatti guardi, io mi ricordo nel 1987 che ero un liceale, come voi, pensate, ero un liceale, e di aver assistito, perché già ero appassionato io dell'Europa, di queste cose, ho sempre avuto questa passione, ho stato fortunato perché poi mi sono occupato di una cosa per cui ho sempre avuto passione fin da ragazzo, di aver assistito a un convegno che si era svolto a Pisa, il convegno nazionale della gioventù federalista europeo, e si dibatteva se si dovesse dare 87, prima della fine della guerra fredda, che è finita nell'89, si dovesse dare priorità all'approfondimento o all'allargamento dell'Unione Europea, cioè se si dovesse prima integrare i paesi che erano pochi e affini o prima allargarsi, e nemmeno lì giunsero a una conclusione, dissero perseguiamo le due cose insieme. Poi di fatto è stato dato, secondo me, troppa priorità all'allargamento, però è una troppa priorità che è giustificata dalla pace, quindi ha funzionato. Cioè l'Europa, se non avesse fatto entrare così rapidamente così tanti paesi, secondo me sarebbe oggi molto più forte e noi staremmo probabilmente meglio, a meno che non fossero scoppiati conflitti nell'ex impero sovietico fra gli stati, e allora questo avrebbe avuto gravissime condizioni per loro e anche gravi condizioni per noi, crisi di rifugiati, paesi vicini che sono in guerra e cose di questo tipo. E lì è stato un po' un azzardo, ma era un azzardo in ogni caso, ecco, e quello è il dilemma, quindi è una domanda molto intelligente, è il dilemma dell'integrazione europea, se allargarsi o intanto integrarsi. Adesso l'idea è provare a integrarsi,
integrarsi prima di allargarsi dell'altro. Tant'è vero che l'Albania e la Macedonia del Nord ora hanno cominciato i negoziati quest'anno, perché l'anno scorso la Francia aveva bloccato i negoziati, perché diceva prima andiamo avanti. La pandemia, nonostante tutte le critiche, se poi noi vediamo, purtroppo non ho tempo, io mi ero preparato le slide anche su questo, però poi il tempo è tiranno, è stata un'occasione per fare degli importantissimi passi avanti nell'approfondimento. Per esempio, l'idea dei cosiddetti corona bond o euro bond è un'idea fondamentale, e sebbene questi non sono realizzati, però se veramente questo recovery fund è la prima volta che si mettono risorse economiche ingenti in comune tra tutti, sono passi avanti colossali, stiamo facendo passi avanti in pochi mesi a causa, non voglio dire grazie perché non è assolutamente da ringraziare, ma a causa di questa pandemia stiamo facendo passi avanti che non abbiamo fatto in decenni precedenti. Questa è la realtà, ecco. Quindi questo è un po' lo stato, anche perché poi i prossimi paesi che potremmo integrare sono paesi che problematici. Per esempio, uno dei grandi dilemmi è se integrare o no la Turchia. La Turchia ha fatto domanda da decenni di entrare nell'Unione Europea. La integriamo o no? Se ci riusciamo è fantastico, perché si mette dentro un grande paese a maggioranza musulmana e con i confini nel Medio Oriente, col controllo del Bosforo e Dardanelli, è fantastico. Però ci riusciamo o questo invece è quello che fa davvero saltare tutto, se si fa è un'altra volta un passo più lungo della gamba oppure no? Al momento questo è congelato, da quando c'è Erdogan in Turchia è congelata questa ipotesi. Però è un'ipotesi che è sul tavolo da molti anni. Sì, penso che la domanda probabilmente fosse originata proprio da quelli che questi ragazzi, la vicenda Turchia è una di quelle che è stata discussa spesso anche ai telegiornali, quindi l'ultima che è bella tosta, e quali sono le ragioni per le quali ancora oggi non c'è accordo sull'esercito europeo? Non penso sarebbe una buona scelta? Allora, guardi, è una domanda intelligente. In realtà per me la più tosta era il rapporto tra il diritto interno dell'Unione. E quella è veramente una domanda per un giurista da ammazzarsi. Però quella è la domanda tecnica, questa è la domanda sì, è vero. Allora, no, comunque il motivo è questo. Allora, va bene, col trattato si aggiunsero altri due pilastri, no? Si diceva che l'Europa era costruita su tre, l'Unione Europea, perché la parola Unione nasce col trattato di Maastricht, siamo all'inizio degli anni 90 del secolo scorso, è appunto la risposta europea alla riunificazione tedesca, era proprio nell'accordo, vabbè, comunque ora non mi voglio dilungare perché a me piacciono queste cose e poi mi dilungo. Quindi tre pilastri, uno le comunità europee, il secondo era la cooperazione in materia di giustizia e affari interni, sulla base del fatto che se io faccio circolare tutto, devo anche far circolare ad esempio la polizia, perché sapete che per esempio per tanti anni una delle sedi favorite dei camorristi che in Italia erano latitanti era la Spagna, perché è vicino, si poteva spostare quanto volevano, il clima era anche uguale e era difficilissimo farli catturare e stradare. Quindi, e questo era il secondo pilastro. E poi il terzo era la politica estera e di sicurezza comune, che ha come corollario la PESC, politica estera e sicurezza comune, che ha come corollario la PESD, politica estera di sicurezza e difesa, no? Quindi è quella che dovrebbe avere un esercito europeo. Mentre la cooperazione in materia di giustizia e affari interni è rientrata con i trattati successivi, in particolare quello di Lisbona, nella costruzione europea a pieno titolo, sulla PES si continua, perché gli stati europei, secondo me quello è l'errore più grave che fanno i vari rappresentanti di stati, non riescono ancora a dimenticarsi i loro interessi che avevano quando erano veramente stati importanti. Io ho una visione molto realista, che forse alcuni potrebbero anche pensare pessimista. Io penso che ormai il mondo, nonostante che ora con la pandemia frenerà un po' la globalizzazione, ma ormai il mondo è di quelli che si chiamano i big player, e in Europa non ce n'è più nemmeno uno di big player, nemmeno la Germania, perché gli stati europei erano big player fino a quando avevano le colonie, non ce l'hanno più, giustamente, per carità di Dio, da molti anni, e quindi l'unica possibilità di come dice un mio amico che è appunto uno che studia dottrine politiche, il professor Castaldi, che studia dottrine politiche, dice l'Europa ha due opzioni,
diventa un attore globale, ma per fare questo deve unire in primo luogo l'esercito, quindi sono d'accordo con la domanda dello studente, assolutamente. Oppure, se non è un attore, diventa campo di battaglia, e già si sta vedendo, perché le vere grandi potenze, che sono per ora Russia, Stati Uniti e Cina, in futuro forse il Brasile, forse il Sudafrica, forse l'India, vediamo, cercheranno di fidelizzare un paese europeo anziché un altro, perché diventi il loro, diciamo, il loro luogotenente, vogliamo dire il loro cane, per essere più brutali, il loro cane da guardia, per essere più brutali, in un continente che è ancora importante sotto tanti profili, strategico, culturale, economico ancora, ma insomma nel lungo periodo, no, perché la demografia non ci aiuta, insomma ci sono tutta una serie di questioni. Infatti sta già vedendo nelle polemiche politiche interne, dobbiamo stare con gli Stati Uniti, con la Russia o con la Cina? Alcuni partiti preferiscono la Russia, alcuni la Cina, alcuni gli Stati Uniti. La Gran Bretagna ha già fatto questa scelta, non credete mica che sia stata una scelta di indipendenza la Brexit, La Gran Bretagna, con pragmatismo inglese classico, ha detto no, noi non ce la facciamo qui a stare con l'Europa, a mettere tutto in comune con questa gente qui. Preferiamo diventare l'alleato privilegiato degli Stati Uniti. Però sottoposto, Cioè io le chiamo le colonie moderne, Cioè, capito? Non è che ci sia tanta alternativa. L'alternativa è unirsi o scegliersi il padrone. Che può essere un padrone benevolo, può essere, ma è così, perché sì, insomma, è la globalizzazione, non c'è niente da fare, ci vogliono certi numeri, insomma, è una cosa matematica quasi, oserei dire, in onore al collega, ecco. Ok, direi che va no. Bene? Ok, vengo io in diretta per ringraziare il collega Leonardo Pasquali per la disponibilità, per la chiarezza, per la passione con la quale ci ha intrattenuto per un'ora, e insomma chi poi fosse interessato, ci sono trovati tutti i contatti, quindi insomma sono sicuro che il professore è anche molto disponibile a rispondere a eventuali altre curiosità. E vi ricordo, abbiamo per ora terminato gli appuntamenti di Verso la Maturità, vi ricordo il sito Pensiamo Insieme il Futuro di UNIP, perché continuano tutte le iniziative sulle tavole rotonde, su argomenti di attualità, ma soprattutto per gli studenti di scuola secondaria e secondo grado, le presentazioni dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico della nostra università, che vengono fatte in questa situazione in via telematica, diciamo, come diceva prima il collega, non grazie, ma a causa del coronavirus lo facciamo a distanza, e per quanto riguarda l'orientamento questo può anche aiutare, nel senso che uno studente che sta lontano può avere, diciamo, molte informazioni su quello che facciamo qui senza doversi muovere per vedere appunto un evento di orientamento, quindi questo ci dà la possibilità, il fatto di farle online con questo modo qui, con Live Event di Teams, raggiungere gli studenti interessati anche senza doversi spostare nessuno dei due, né noi né gli studenti, quindi avere una grossa fruibilità. Quindi approfittatene, venite sul sito, vedete quante sono le presentazioni dei vostri corsi di laurea fra i quali siete indecisi. Immagino che chi ha seguito le lezioni, ad esempio, possa essere interessato a giurisprudenza, andate a vedere quando giurisprudenza presenta i corsi e così avete l'opportunità di avere tante informazioni. Ringrazio ancora Leonardo Pasquali, grazie Leonardo. Grazie a voi, grazie a tutti, complimenti per le domande, erano tutte domande intelligenti. Grazie Leonardo. Arrivederci.